Nico! Sono qui. Oh, ciao, George. Temevo che ti avessero aggredita. Quando sono arrivata c'era qualcuno. Mi ha spinto e sono caduta. Sei riuscita a vederlo? No, è successo troppo in fretta. È fuggito subito. Che disastro! Quanto sangue! Dov'è Marques? Non lo so. Deve essere gravemente ferito. O morto. No, un altro morto no. Che vuoi dire? Sono appena tornato dalla galleria. Hanno sparato a padre Simeon. Mon Dieu, chi è stato? Non lo so. Prima di morire mi aveva pregato di impedire agli gnostici di evocare il diavolo. Il diavolo, George? Sicuramente non è stato il diavolo a ucciderlo. Certo, ma chi? Simeon e Marques sono stati assaliti nello stesso momento. Con chi abbiamo a che fare? Non lo so, ma quello che è venuto qui stava cercando qualcosa. La casa è stata rovistata. Vado a darmi una lavata. Torno fra un minuto. Va bene, do un'occhiata in giro. C'era ancora un bel po' di sangue. Speravo davvero che Marques stesse bene. La sedia era stata ribaltata nella collutazione. Ma sotto c'era qualcosa che scintillava. Il medaglione di Marques. C'erano molti segni di lotta. Marques doveva essersi difeso strenuamente. Notai qualcosa in mezzo al caos. La foto della famiglia di Marques. Marques non si sarebbe mai separato dalla foto. Il divano era in condizioni pietose, ma c'era qualcosa fra i cuscini. Era una delle foto che Nico aveva scattato durante il furto. Mostrava una parte della maledizione. Marques ci aveva scritto sopra. Marques aveva scritto la parola Sans sulla foto. Chissà cosa significava. Marques aveva cerchiato una delle figure e scritto Judas. Chissà se lo aveva identificato come Giuda Iscariota. A catechismo dicevano sempre che Giuda era decisamente uno dei cattivi. Marques aveva cerchiato una delle figure nella torre identificandola come Magdalene. Doveva essere Maria Maddalena. Ehi, George, hai trovato qualcosa? Il medaglione di Marques è una tua foto della rapina. Marques l'ha riempita di note. Secondo me stava cercando di capire qualcosa del quadro. Simeon doveva aver ragione. Il quadro è una sorta di mappa. Dovremmo... Aspetta, il telefono. Pronto? Oui. Sono l'ispettore Navè. Sto cercando l'americano, il signor Stobar. È con lei? Sì, è proprio qui. Mon Dieu! Stia calma, madame. Dove si trova ora? Nell'appartamento del mio vicino, ma perché? Non si preoccupi. Arrivo fra poco. Stia molto attenta. È armato e assai pericoloso. Ma è così affascinante. Si fidi di me. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Era Navè. Sei nei guai fino al collo. Lane mi ha visto vicino al corpo di Simeon. Mi avrà denunciato. Beh, Navè sta arrivando. Sarà qui a momenti. Dobbiamo andare, Nico. Ora! La scala di servizio ci porterà al negozio di Fleur. Ah, eccola. Giusto in tempo.
Scusi, Fleur, ma non possiamo fermarci. Come volete. Accidenti, il sergente Mu è fuori dalla porta. Sta parlando con qualcuno. Oh, è Adam. Chi? È il mio vicino. Ah, l'amante di Carlini con la casa disastrata. Proprio lui. Ehi, hey, Fleur, è bello rivederla. Ci stava aspettando? Altri 30 secondi e l'avrebbero arrestata, accusandola dell'omicidio di un sacerdote. Ehi, come fa a saperlo? Le lettere e le notizie volano in fretta, George. Prenda. Che me ne faccio di un gomitolo? Corrompo Mu con un golf da pescatore? Lo scoprirà. Ora scusatemi, ma vi conviene programmare la fuga. Oh, ciao, Adam. Ciao, Nico. Dicono che non posso salire in casa. Oh, davvero? E come mai? Me lo chiedo anch'io. A proposito, sono Giorgio. Adam, vivo nell'appartamento accanto a Nico. Lo so. Voglio dire, interessante. Fleur... Posso sedermi, finché la polizia non mi lascia rientrare? Ma certo. Ora che si fa? Dai un'occhiata in giro, io cerco un modo per eludere Mu. Avanti, George. Ne prenda qualcuno. Grazie. Ti ho preso dei bei tulipani. Oh, che gesto carino, George. Ma non amo i fiori gialli. Bah, un classico. Scusi se irrompo in questo modo, Fleur. Tranquillo, George. Sapevo che era in arrivo. Davvero? E cos'altro sa? Che c'è una probabilità del 36% di pioggia. Fleur, può aiutarmi a distrarre il poliziotto davanti alla porta? Non vuole essere lei il protagonista del gioco? Gioco? Che gioco? Oh, pensavo lo sapesse. Niente, lasci stare. Conosce Adam? Non molto. Prevedo una grande angoscia nel suo prossimo futuro. Che strano. Anch'io. Lei conosce abbastanza, Nico. Che tipo di fiori le piacciono? Gialli. No, un attimo. Sì, gialli, sicuramente. Ti ho preso dei bei tulipani. Grazie, George. Puoi tenerli tu, per favore? Vicino al muro erano impilate varie scatole, tutte etichettate. Spugne per fiori, concime, nastro, pipì, etichette per mazzi, pipì. La cosa mi incuriosiva. Era una statua di plastica. Faccia attenzione. È appena arrivato, ordine speciale. Che cos'è? Una riproduzione del Mannequin P. Si riempie d'acqua, si mettono le pile e inizia a schizzare. Elegante! Adam stava ascoltando un vecchio lettore CD portatile. Ciao, Adam! Ah, ciao, George. Cosa posso fare per te? Sai cosa sta combinando la polizia? No, non me l'hanno detto. Bene, cioè, strano. È una seccatura.
Sono stanco, ho dovuto guidare a lungo. In posti interessanti? Torno ora da una fiera numismatica, era enorme. Davvero affascinante. Allora parlami della fiera numismatica. È la più grande d'Europa, c'è molto da vedere. Ci credo. Conosci bene Nico? No, non molto. Bene, voglio dire, buon per te. Che stai ascoltando? Musica da meditazione. Onde sciabordanti e ruscelli nella foresta. Ehi, che ne pensi di questa moneta? Oh cielo, è una 12 rubli in platino. Ah sì? Voglio dire, sì, certamente. Sarà una giornata pesante, Adam, tienila tu. Dici sul serio? La farò stimare al mio amico Stefan. Ha un negozio di monete all'angolo. Ehi, forse puoi usare la moneta per riarredare il tuo appartamento. Ma non ho bisogno di riarredarlo. Sono punti di vista. Fermai il disco. Suoni dell'oceano. Perfetto. Ai miei chakra serviva energia. Suoni dell'oceano. Proprio ciò che mi serviva dopo quella giornata. Potevano tornarmi utili. Fleur, le spiace se cambio musica? Buona idea. Il rumore delle onde stava avendo effetto su Mu, ma per aprire le chiuse mi serviva qualcos'altro. Inserii la pila nel mannequin piece. Una vivace serie di LED si accese intorno alla statua. Versai il whisky nel mannequin piece. Salute, buon uomo, salute. Posai la statua sul carrello e attivai lo zampillo. Il mannequin piece spruzzava allegramente uno zampillo di whisky. Bello! Spinsi il carrello. Sicuramente Fleur teneva le ruote ben oliate. Mu si è tolto di mezzo. Andiamo, Nico. Dove? A trovare Bijou. Mi ha raccontato un mucchio di bugie fin dall'inizio e adesso voglio sapere la verità. Che cosa significano i simboli sul quadro? Che cosa voleva davvero Marques? Perché il simbolo della Tabula Veritatis era celato sotto strati di colore? E perché l'edificio è in fiamme?